Signore e signori, amici ed amiche del calcio dilettantistico, buon pomeriggio e benvenuti. Un saluto vi giunge dallo stadio Mario Tobia di Roma. Siamo qui per raccontarvi le emozioni della 21esima giornata del Girone C di terza categoria laziale, lo scontro fra Vis Garbatella e Real Flamenco. Arriva ora il fischio d'apertura, il match prende ufficialmente avvio. Tanti interpreti in maglia nera, il Vis Garbatella, occhio alla rimessa che arriva dentro l'area, un po' in difficoltà la retroguardia del Real, poi sbuca proprio Benedict Owo che con il mancino riesce a battere Zerrella, arriva così il gol dell'1-0 della Vis dopo 13 minuti di gioco con la firma di Owo. Adesso si può andare, arriva il fischio, va forte con il mancino, superata la barriera, ma lungo. Non si fa superare dell'estremo difensore sul pallone, che a dire il vero non era dotato di così tanta forza per sorprendere il portiere. Intanto occhio perché riparte molto velocemente la Vis Garbatella, arriva il destro che ancora una volta batte Zerrella, arriva così il gol del raddoppio, il 2-0 della Vis Garbatella, segnatamente al 29esimo minuto del primo tempo con la firma di Riccardo Marini. L'estremo difensore che vede smarcati i compagni sulla sinistra e dunque il pallone che giunge fra i piedi di Polo, attende troppo questo pallone, il numero 3 che gli viene estratto dai piedi, poi il pallone proposto dentro da Iannicchieri, questa volta Marini non riesce a trovare l'appuntamento con il gol, dall'altra parte c'è l'iniziativa di Marrella che finisce giù dentro l'area di rigore per Albertini, è penalty e dunque calcio di rigore che arriva al 33esimo per la Vis Garbatella. Adesso si può andare, la rincorsa di Matteo Marrella che spiazza l'estremo difensore Zerrella mettendo così in porta il gol del 3-0. Questo corner, occhio alla possibilità dentro l'area avversaria con il pallone proposto in orizzontale, buona la copertura, poi la sfera torna fuori, buona per Owo che riproietta subito nei 16 metri avversari, qui c'è Grifoni che va al cross, l'intervento aereo da parte di Riccardo Marini che prende il tempo a tutti ma con il capo non riesce ad avvitarsi a dovere per cogliere i pali di Zerrella. Può guadagnare un po' di metri lungo l'out di destra, il pallone proposto in zona Pintus. Seguiamo il lavoro del numero 8 che conduce troppo il pallone, che poi però diventa buono per i compagni. Andreo se vuole andare sulla destra, aveva già capito tutto Brailescu che si rende autore di un ottimo anticipo. Poi il pallone affidato a Marrella che non va giù neanche con il tentativo di fallo tattico. Occhio a Marrella dentro l'area, rientra sul mancino, poi la conclusione. E una volta scavalcato Zerrella c'è il salvataggio sulla linea da parte di Polo. Arrivano qui due fischi da parte di Albertini, non c'è recupero dopo 45 minuti esatti. È di 3-0 il risultato parziale in favore della Vis Garbatella. Intanto arriva qui il fischio ad aprire la ripresa sulla rigore Marrella che ha trasformato il penalty che proprio lui si era guadagnato. Ora occhio perché c'è subito la possibilità per il destro da parte di Grifoni che sblocca subito le marcature. Nella ripresa non è passato neanche un minuto di gioco e ha già messo in porta il gol del poker alla Vis Garbatella con la firma del suo numero 10 che risponde al nome di Cristian Grifoni. Allora seguiamo la rimessa, il pallone è giocato molto forte e teso dentro l'area, occhio al controllo di Belmonte che con rapidità si gira dentro l'area di rigore, questa volta è freddato Longo e allora dopo 6 minuti nel corso di questo secondo tempo accorcia le distanze il Real Flamenco che riporta il distacco a 3 marcature con la firma di William Belmonte. Sinistro deve fare in quella zona di campo, prova la combinazione con Grifoni, poi il pallone che giunge per vie centrali ad Owo, occhio al pallone per Iannicchieri che si libera, Iannicchieri dentro l'area, apre il destro ma la conclusione non ruota a sufficienza e termina appena larga sul palo di destra. Calciare se ne rende conto, chiede scusa, calcio di punizione battuto però in maniera troppo frettolosa, neanche il tempo a Belmonte di capire che il pallone gli sarebbe stato passato così velocemente. E allora molto probabilmente, come detto, arriverà la sconfitta qui per il Real Flamenco che intanto occhio al recupero dal quale potrebbe scaturire il contropiede forte dentro da Belmonte, dentro l'area, la sterzata di Belmonte che prova ad andare al destro, murato nella metà di campo del Real Flamenco. Seguiamo qui l'iniziativa di Sciollo, ma
trattato dai difensori del Real Flamenco. Poi, proprio al momento in cui era riuscito a scrollarseli di dosso, Albertini ha ritenuto opportuno fischiare e dunque interruzione con il calcio di punizione in favore della Visgarbatella. Occhio al pallone proposto dentro per Oliveira, che fa la sponda, poi arriva sul primo palo l'inserimento vincente, ma secondo Albertini. Arrivano qui tre fischi da parte del direttore di gara. La Visgarbatella passa sul Real Flamenco con risultato finale di 4-1.